8 minuti, proseguiamo a parlare di poesia domandandoci come e se è possibile insegnare poesia, e lo facciamo con il poeta Franco Buffoni che ci ha raggiunto al telefono e che ringrazio e saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere con noi. Tra i suoi libri c'è Sul dialogo tra critica e poetica per Nomos Edizioni. Ed è al telefono. È possibile insegnare la poesia? Questo un po' ci porta anche a chiederci chi è il poeta. Ma certamente è possibile insegnare i rudimenti, perché ci sono alcune norme tecniche che in passato erano più evidenti quando si lavorava fino al secolo scorso, all'inizio del secolo scorso, in metrica piena. Poi con il verso libero è parso che le parole fossero più in libertà, e invece non è così, perché ci sono anzi un sacco di segreti che stanno proprio all'interno di questa apparente non osservanza di metriche piene. Quindi direi che alcuni rudimenti del mestiere possono essere insegnati, però poi c'è un'altra parte che invece pertiene a quella parola poetica, che cosa sia la poetica. E se noi analizziamo la definizione di poetica che ci ha lasciato il secolo scorso, il Novecento, con Luciano Anceschi, forse il maggior filosofo dell'estetica, Anceschi dice che la poetica è la riflessione che gli artisti e i poeti compiono sul proprio fare, indicandone di questo fare, di questo poiein, i sistemi tecnici e le norme operative, le moralità e gli ideali. Ecco che allora, quando Anceschi parla di sistemi tecnici e norme operative, parla proprio di ciò che dicevo prima, cioè ciò che si può insegnare, si può apprendere. Quando invece aggiunge le moralità e gli ideali, e qui siamo in un campo dove giocano le singole individualità con delle profonde interiorità, e questa è una parte che non può essere insegnata, può solo essere coltivata, come diceva Voltaire, il faut cultiver son jardin, e questo è un atto individuale, è un atto individuale. Quindi direi che si possono insegnare i rudimenti per versificare. Poi invece esiste appunto la poesia, che è un'altra cosa, dove questi rudimenti sono necessari, ma pure poi ci vuole anche quell'ineffabile che appunto Anceschi ha riassunto in moralità e ideali, mettendoli al plurale, per cui possono essere molteplici ovviamente e possono interrelarsi in modo assolutamente originale, e quella è crea lo specifico poi della poetica di un autore. Teniamo presente che a noi sembra sempre che ci siano tanti poeti, tanti aspiranti contemporanei poeti, e invece che nel passato ce ne siano stati pochi e tutti importanti, tutti grandi. Ma non è così. C'è sempre stata una pletora di persone che hanno scritto versi, anche all'epoca di Leopardi o di Foscolo era così. Poi però restano solo alcuni nomi che appunto sono riusciti, portando la definizione di Anceschi in modo atemporale, appunto a creare questa fusione tra capacità tecnica, perché chiunque è poeta quando al mattino vede il sole che sorge, ma mancano le parole per raccontarlo, oppure ci sono tante parole per raccontare, ma manca, perché c'è aridità, o qualcuno ha bruciato completamente la propria infanzia, non se la ricorda più, e quindi manca la seconda parte della definizione, quella che i francesi chiamerebbero la cuisine, insomma, il quid. Ecco. È chiaro che del passato, Buffoni, noi vediamo una selezione, così come devo dire delle letterature straniere, quando si critica molto quella in patria, alle volte c'è anche questa sorta di sfocatura. È interessante il richiamo all'infanzia, ci torneremo, ma allenamento allo sguardo che sembra un po' andare incontro a quella che era un po' la definizione di Franco Buffoni, e cerchiamo di capire come fare ad allenarlo. Sicuramente c'entrano le letture, Franco Buffoni, io le chiederei, se vuole condividerlo con gli ascoltatori chiaramente, se le va di raccontarci qual è stato il suo apprendistato poetico, come si allena lo sguardo e la lettura. Io appunto nel libro che lei ha citato, uscito da Nomos qualche mese fa, che si intitola Sul dialogo tra critica e poetica, ho voluto proprio rispondere a questa domanda, perché attualmente si parla di teoria della letteratura,
ed è una definizione molto generica, mentre invece io sono legato alla tripartizione estetica, critica e poetica, laddove il dialogo è tra critica e poetica e deve essere un dialogo serrato, un dialogo intelligente, un dialogo anche duro, perché la critica deve fare il proprio mestiere. E poi c'è l'estetica, il filosofo dell'estetica che dall'esterno, magari a distanza di tempo, contempla questo dialogo, lo valuta e stabilisce un canone, perché poi è questo ciò che ci dicevamo all'inizio, quando da un numero esteso di persone che scrivono versi, poi ogni generazione lascia una o due persone. Ecco, questo setaccio è messo in moto dalla filosofia estetica, cioè dalla dottrina del gusto, così la chiamava Kant un tempo. Ecco, questo è quello che io ho voluto dimostrare con questo libro, raccontando ciò che mi è accaduto nei 50 anni di vita adulta che ho alle spalle, a partire dagli anni 70, quando appunto in dialogo con Giovanni Raboni, che mi fece pubblicare da poeta inedito nei Quaderni della Fenice, prima ancora sulla rivista Paragone, e poi come traduttore, in particolare dei poeti romantici inglesi, ecco, e poi in seguito altri interlocutori, da Guido Mazzoni, che decise completamente di leggere in modo diverso la mia poesia a partire dagli anni 90, e io devo molto a Mazzoni alla sua lettura, fino al più recente critico che si è occupato dei miei lavori anche in ottica, diciamo, rivendicativa, che è Francesco Tonello, che ha pubblicato una monografia per l'editore Multimedia Pensa. Ecco, questo per dire che il dialogo con i critici è importante, ma non ci si deve montare la testa, perché io produco alcuni versi che poi diventano dei libri e lo faccio da 50 anni. Ma se non ci fosse la critica che mi dà il feedback, il dialogo non ci sarebbe. Ecco che quindi io parlo dei miei critici e cerco di capire dove ci sono stati i nuclei fondamentali di interlocuzione. E poi però tutto questo rimarrebbe lì se non ci fosse l'estetica. Ecco, io sottolineo questo dato perché nel libro appunto uscito da Nomos lamento una carenza dell'estetica, nel senso che le cattedre di estetica vanno sempre più diminuendo, sostituite appunto dalla teoria della letteratura, che è molto più generica e non coglie il punto poi della formazione del canone, o almeno lo coglie solo indirettamente. Ecco, da qui la difficoltà a mettere in moto in certi momenti il setaccio che porta appunto al canone. Questo è un po' il discorso che faccio in questo libro, che ho intitolato appunto sul dialogo tra critica e poetica, proprio per indicare qual è il ruolo di ciascuna di queste tre funzioni, insomma. Ecco, non a caso ho citato Anceschi all'inizio, che è appunto il maggior filosofo dell'estetica italiana del Novecento. Ecco, sembra una, come dire, una riflessione molto improntata anche ad un rigore, un rigore intellettuale che chiama un pochino ovviamente anche chi si accinge a scrivere poesia a una responsabilità rispetto alla propria ricerca. Ed è interessante che Franco Buffoni l'abbia utilizzata, questo rigore, accanto a un richiamo invece a qualche cosa che noi consideriamo meno regolamentato, ovvero l'infanzia che ognuno si porta dentro. I poeti e delle grandi poetesse, questa è chiaramente la prima raccomandazione. C'è da dire che ci sono alcuni autori, alcune autrici su cui si potrebbe passare la vita intera. C'è chi l'ha fatto chiaramente nel mondo della critica. Franco Buffoni, come interrogare l'infanzia a cui lei faceva riferimento e come orientare le letture? Ecco, è importante orientare le letture ed è importante non perdere il contatto con il proprio nucleo più intimo, e quindi risale ai primi anni dell'esistenza, al sapore del pane, all'intonazione dialettale della nonna, cioè a qualche cosa che è unico e che sta dentro di noi e che poi anzi ritroviamo più l'età avanza, perché è una questione di scavo. Vorrei osservare alla gentile interlocutrice che la poesia non deve, e ho sentito due volte usare questo verbo servile, la poesia deve o debba, eccetera. Poesia non deve nulla, non esiste il verbo dovere per la poesia, anzi la poesia è tale, è vera, è nuova quando innova. Quindi
il pensare di dovere qualche cosa in base a determinate regole non c'è. E allo stesso modo la citazione di Celan è molto pericolosa, perché è chiaro che Celan diventa tale proprio per l'esperienza terrificante che ha vissuto, altrimenti non sarebbe Celan, esattamente come Sereni non sarebbe Sereni se non ci fosse stata l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Sono cose uniche e irripetibili queste. Quindi sono d'accordissimo naturalmente nello studio dei classici, ma l'individualità delle singole persone che scrivono poesia non deve proprio nulla, perché è qualcosa, quando è vera, che si crea da sola con un proprio percorso. Ecco, io credo che il fatto dell'infanzia che lei ha osservato all'inizio della nostra conversazione non è certo originale, perché io l'ho detto pensando in particolare a un nostro grande del Novecento che è Umberto Saba. Ecco, Saba ha impiegato molti decenni ad essere riconosciuto come una grande voce poetica, ma che cosa lo ha poi portato ad essere così essenziale nel nostro canone? Anzitutto un rapporto con la propria interiorità, al calor bianco, perché sappiamo benissimo dal romanzo Ernesto quale fosse il vero rovello della personalità di Saba, e anche questo non va sottovalutato, come sia appunto infanzia, adolescenza importante nel segnare poi una scrittura e un'analisi, un'autoanalisi che poi tra l'altro Saba compie proprio attraverso la psicanalisi, ma è proprio Saba che parla di questa necessità di essere ingenui. Ma ingenui non vuol dire sciocchi, ingenui nel considerare quei dati della propria interiorità che sono unici, assoluti, le prime emozioni, ma poi estremamente colti nelle spiegazioni di tutto questo. Ancora un richiamo al rigore da parte di Buffoni, direi. Ed è fondamentale. È fondamentale, come anche la parola essenzialità che ha utilizzato per descrivere la poesia di Saba all'interno del canone italiano, ma forse anche l'essenzialità c'entra con la. Abbiamo pochissimo tempo, ma vorrei chiedere a Franco Buffoni se di fronte appunto a questa situazione, anche a quello che ha descritto lei, ovvero una carenza di studio dell'estetica, oggi è ancora possibile un canone? Sì, è possibile, perché non è che sia scomparsa, è una disciplina che è stata messa un po' a lato, ma io spero che possa rientrare trionfalmente nelle nostre accademie, proprio perché svolge un ruolo essenziale, perché infine, vede, la poesia è un genere letterario, demitizziamo tutto, è un genere letterario che a seconda delle epoche, delle lingue, dei momenti assume determinate forme che possono diventare canoniche. Questo bisogno di poesia è vero che è molto ampio in tutte le fasce di popolazione, ma molto spesso è soddisfatto dalla canzone, dalla canzonetta, perché la canzonetta a volte può raggiungere anche livelli assolutamente soddisfacenti e quindi soddisfa questa necessità. Poi c'è questa fascia di persone che invece vuole scrivere dei versi senza che ci sia una musica che li sorregga. Ecco, e qui appunto entriamo in questa zona grigia dove c'è un confine di continui input che vengono dalla canzone, perché le persone sono bersagliate da questi messaggi musicali con delle parole. E poi ci sono appunto i maestri del Novecento, quelli di cui parlavamo prima, che ci hanno lasciato delle esperienze bellissime in poesia, a volte tragiche, a volte drammatiche, e che noi dobbiamo leggere e studiare, e qui uso il verbo dovere nel senso più religioso della sua accezione. Ecco. Poi studiare, ecco, io raccomando sempre questo, lingue classiche, lingue moderne, filologie, etimologie, comprendere che la poesia è fatta sì di parole come la prosa, ma che confina per il 50% con la musica. E direi che il paragone è sempre, sì è vero, usiamo le parole anche in poesia, ma in sostanza siamo come dei musicisti, musicisti jazz. È una riflessione questa di Franco Buffoni che meriterebbe un altro dibattito a proposito della canzone, della sua influenza. Abbiamo citato prima.